Padre Daniele raccontò di lui, cioè padre Arsenio, che non voleva mai trattare di questioni riguardanti la scrittura, benché avesse potuto farlo se avesse voluto. Non era neppur facile che scrivesse una lettera. Quando di tanto in tanto veniva in chiesa, si sedeva dietro ad una colonna perché nessuno lo vedesse in viso e per non guardare a sua volta nessuno. Il suo aspetto era angelico come quello di Giacobbe. Era tutto canuto, di figura elegante, asciutto. Aveva una lunga barba che gli arrivava fino al ventre, mentre le ciglia gli erano cadute dagli occhi per il pianto. Era alto, ma incurvato dalla vecchiaia. Visse 95 anni, 40 nel palazzo di Teodoro il Grande, di divina memoria, come precettore dei divinissimi Arcadio e Onorio, 40 a Scete e 10 a Tura, sopra Babilonia di fronte a Menfi, 3 a Canopo di Alessandria e gli ultimi 2 ritornò a Tura, dove morì, compiendo la sua ultima corsa, nella pace e nel timor di Dio, poiché era uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Mi ha lasciato il suo mantello di pelle, un cilicio di pelo bianco e sandali di fibra di palma, e io indegno li ho indossati per riceverne benedizioni.